Buongiorno a tutti, sono Vittorio Manes, sono professore ordinario di diritto penale nell'Università di Bologna e esercito la professione di avvocato penalista da sempre nel contesto della giustizia penale, del diritto penale e dei diritti umani. Io sono molto grato dell'invito che mi è stato rivolto dall'Accademia delle Scienze di Torino per il tramite del professor Vladimiro Zagrebelsky a parlare con voi di alcune tematiche legate alla giustizia penale, ed in particolare al ruolo che i principi e le garanzie in materia penale svolgono. In particolare il principio di legalità penale, il diritto al giudice, l'equità del processo, quello che in questi pochi minuti che trascorreremo insieme vorrei fare è cercare di capire che ruolo hanno queste garanzie, che significato hanno avuto nel corso della storia e che fase stanno attraversando nell'attuale momento storico, qual è il loro stato di salute e qual è sullo sfondo di questi problemi lo stato di salute della nostra democrazia, della civiltà del diritto. Di cui l'Italia è stata un po' da sempre una delle patrie ideali e anche materiali. Perché, come cercherò di dire, le garanzie, i principi in materia di giustizia penale, sono il sismografo migliore per comprendere anche lo stato di salute della nostra democrazia. Anzi, potremmo dire che la storia del diritto penale, è stata storia di una progressiva democratizzazione e civilizzazione, ma che questa storia sembra attraversare una preoccupante zona d'ombra da diversi anni, quasi che questo progresso, percorso di progressiva civilizzazione si sia bruscamente interrotto. Noi negli ultimi anni sentiamo ormai sempre più parlare di certezza della pena intesa come certezza del carcere, punire di più, punire ancora, punire con sanzioni sempre più gravi, carcere inteso non come luogo di recupero, ma come luogo di marcescenza del soggetto condannato, e persino nella civilissima Europa di Cesare Beccaria sentiamo parlare di pene inumane, di pene degradanti, persino ciclicamente ritorna il dibattito sulla pena di morte. Questo dovrebbe preoccuparci molto, o forse dovrebbe lasciarci sgomenti, perché, come dicevo prima, i principi e le garanzie in materia penale descrivono il perimetro dello Stato di diritto, descrivono il perimetro delle nostre libertà, di ciascuno di noi come individuo e come cittadino. Sono strumenti di protezione, vorrei partire da questo, contro l'arbitrio del potere. Sono strumenti di tutela contro il Leviatano, anzi la metafora più fortunata del costituzionalismo contemporaneo, descrive proprio le garanzie costituzionali in generale. Come con la metafora dell'albero della nave di Ulisse, quell'albero a cui Ulisse si fa legare per resistere alla tentazione suadente del canto delle sirene. Ecco, la Costituzione, così come ogni carta fondamentale dei diritti, agisce più o meno come quell'albero della nave, costringe gli stati a legarsi ad un nucleo fondamentale di valori, di diritti, di principi che li forzano a non cedere alle tentazioni che l'assolutismo ciclicamente può manifestare. Ecco, sui principi e sulle garanzie in materia penale c'è una tendenziale convergenza assiologica, direi valoriale, tra la Costituzione democratica del 1948 e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma questa convergenza è oggi ulteriormente, diciamo, rinfrancata anche da altre carte dei diritti, come la Carta dei diritti fondamentali, dell'Unione europea, che in qualche modo alimentano ancora di più questa fertilizzazione incrociata tra i diritti e le garanzie.
che hanno un ruolo molto importante che potremmo, ovviamente in via di estrema semplificazione, distinguere in questo modo. Le garanzie sostanziali in materia penale sono diritti di protezione del singolo. I tedeschi li chiamerebbero Schutzrecht, cioè diritti che sono volti a proteggere il singolo dall'arbitrio dello Stato. E così, per esempio, il principio di legalità, no? Una delle tante eredità dell'età dei lumi, è anzitutto il nucleo astorico, quello sempre vivo in ogni tempo e in ogni luogo, il principio di irretroattività del divieto penale, della sanzione penale, è un argine a tutela del singolo contro incriminazioni a sorpresa e quindi contro abusi del legislatore che, per esempio, fosse punto dall'intenzione di punire retroattivamente qualcuno per un fatto che, quando è stato commesso, non rappresentava un reato. È così più in generale il principio di legalità quando afferma il dominio della legge. Su questo gli illuministi presero una posizione molto perentoria, affermarono la centralità della legge nel decidere, nello stabilire quali comportamenti fossero da ritenersi così gravi da meritare una sanzione penale, la centralità della legge e non del giudice. Voi tutti ricorderete che su una traccia già solcata da Montesquieu, gli illuministi, gli enciclopedisti francesi, ma anche il nostro Beccaria, che è passato alla storia per il fortunatissimo saggio pamphlet dei delitti e delle pene, ravvisando in questo anzitutto un manifesto contro la pena di morte, ma in realtà quel saggio è una ricchissima silloge di principi ancora attuali in materia di giustizia penale, e uno dei passi salienti di quel saggio affermava non solo sulla traccia dell'eredità francese, della lezione francese, anzitutto di Montesquieu, affermava non solo la primazia, la centralità delle leggi, ma addirittura della legge, non del giudice, ma addirittura l'idea che il giudice dovesse essere, proprio come voleva Montesquieu, semplice bouche de la loi, è quasi una macchina da sillogismi che dovesse limitarsi a fare applicazione quasi matematica o geometrica del precetto della legge, per non lasciare alcuno spazio all'arbitrio, per non lasciare alcuno spazio all'intuizionismo o alla discrezionalità senza limite del giudice rispetto ad una scelta che deve essere compiuta dal Parlamento. È in questo stesso solco che si scrivono altre garanzie tipiche del diritto penale, scolpite in quella parte della Costituzione che disciplina i rapporti civili, quindi è una delle parti preminenti della nostra Costituzione democratica, come tutte le garanzie o i corollari della legalità di cui ci parla l'articolo 25, comma secondo della Costituzione. Anzitutto il principio così importante in materia penale della tassatività, della determinatezza, della precisione del divieto penale, che è un argine contro possibili abusi del potere giudiziario, perché se una legge penale fosse, come purtroppo non di rado accade che sia, affidata ad elementi elastici, laschi, indeterminati, ambigui, diciamo così, plurivoci, evidentemente il cittadino, ancora una volta, potrebbe essere punito a sorpresa, senza aver ben compreso quel confine importantissimo tra lecito ed illecito, che deve essere invece previamente conosciuto in uno stato di diritto. Del resto, negli anni più bui attraversati dal secolo breve, dal Novecento, cioè gli anni dell'involuzione totalitarista, dell'assolutismo, del nazionalsocialismo, fu proprio una modifica del principio di legalità a determinare la brusca deriva verso, diciamo, quella, involuzione autoritaria. Fu modificato il paragrafo 2 del codice penale del nazionalsocialismo, prevedendo che fosse considerato reato non solo ogni comportamento che la legge aveva previamente definito come tale, ma anche qualsiasi comportamento contrario al sano sentimento popolare.
al gesundes Volksempfinden, in modo da lasciare mano libera al giudice per punire qualsiasi comportamento che ritenesse come tale incompatibile con l'ideologia di regime, perché il sano sentimento popolare, nella concezione allora dominante, veniva identificato con la volontà del Führer. Quindi una piccola modifica al principio di legalità in materia penale svuotò completamente di contenuto quella garanzia, affidando al giudice e non più alla legge lo stabilire il confine tra lecito ed illecito. Quindi le garanzie in materia penale sostanziale hanno un fondamentale momento, finalità, scopo di protezione del singolo contro l'autorità, così come le garanzie in materia processuale sono null'altro se non vaccinazioni, antidoti giuridici contro il rischio endemico dell'errore giudiziario. Anzi, un collega famoso anche come giurista, ma come avvocato, Alan Dershowitz, in una recente scritto ha raffigurato questa idea con un titolo molto emblematico: Rights from Wrongs. I diritti e le garanzie nascono sempre da errori giudiziari in particolare, e sono volte ad evitare, a neutralizzare, a sterilizzare il rischio che un innocente possa essere condannato. Anzi, potremmo dire che un po' tutte le garanzie del processo penale seguono una logica di fondo, e la logica è che di fronte al dilemma se sia meglio assolvere un colpevole o condannare un innocente, un precetto di coscienza, ancor prima che un precetto di scienza, ammonisce: è meglio assolvere uno, 10, 100 colpevoli che condannare un innocente, perché la condanna dell'innocente è un peso intollerabile per una democrazia e per uno Stato di diritto. Ecco perché anche la storia del processo penale rappresenta un percorso e storia di un progressivo addomesticamento della violenza mediante il rito. Anche il processo penale ha attraversato un lunghissimo percorso di civilizzazione, abbandonando per esempio le logiche del sospetto in favore delle logiche della prova, non più una prova puramente affidata a indizi o presunzioni, non più per avere una sentenza di condanna come era al tempo dell'Inquisizione, della caccia alle streghe, non più una prova affidata al semplice rumor, alla semplice fama, una probatio semiplena, si diceva allora, ma prove raggiunte al di là di ogni dubbio ragionevole. Una formula estremamente importante, che è il presupposto di ogni condanna in materia penale, e che presuppone che il giudice, prima di poter giudicare un certo soggetto responsabile per il fatto commesso, deve aver maturato al proprio interno una convinzione incrollabile sulla tesi d'accusa, e la convinzione che non residui alcun dubbio ragionevole, perché altrimenti quel rischio di condanna dell'innocente riemergerebbe. La storia del percorso di civilizzazione del processo penale non ha abbandonato solo logiche, diciamo, puramente di sospetto a favore di logiche che subordinano la condanna al raggiungimento di una prova al di là di ogni dubbio ragionevole, ma ha abbandonato anche la prassi delle accuse segrete, imponendo che l'imputato debba avere la conoscenza dell'accusa e mostrando anche sfiducia per la delazione. Ha abbandonato anche strumenti di coercizione che erano vivi proprio nell'età intermedia, nel medioevo del diritto, come per esempio l'utilizzo della tortura per ottenere la confessione da parte dell'indagato. Ma questa storia, questo percorso di civilizzazione è orientato soprattutto all'affermazione di principi e regole come, diciamo, strumenti di quel percorso di razionalità che deve condurre all'accertamento non di una verità assoluta, con la V maiuscola, che forse può essere affidata solo a Dio,
ma di una verità relativa, stipulativa, una verità raggiunta secondo regole e principi inderogabili, perché non può più dirsi, come invece si diceva nel tempo appunto del Medioevo del diritto, che di fronte a determinati delitti gravissimi si poteva anche derogare a determinati principi. Allora si diceva proprio di fronte al crimine di stregoneria in atrocissimis licet iura transgredi. Ecco, quella possibilità di derogare ai principi fondamentali oggi non dovrebbe essere più consentita. E se noi ripercorriamo quello che potremmo definire il volto costituzionale del processo penale, lo troviamo ancora una volta iscritto in alcuni principi di estremo rilievo. Primo fra tutti, la presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza, vorrei soffermarmi su questo, perché attraversa davvero un momento di penombra, soprattutto nel nostro contesto, ma ha un valore fondamentale, non solo come regola di giudizio. Il soggetto si presume innocente fino alla condanna definitiva, e questa presunzione fa sì che, quando anche sussista anche solo un dubbio ragionevole, il soggetto debba essere assolto, ma anche come regola di trattamento, anzi direi la presunzione di innocenza prima e più in alto che essere una regola di giudizio, una regola di trattamento. Il soggetto deve essere trattato come innocente fino alla condanna definitiva. Pensate quanto questo valore oggi è in ambasce. Se solo facciamo mente ai processi mediatici, che spesso finiscono sulle prime pagine dei giornali a caratteri cubitali nel momento puramente genetico dell'accusa, in una fase del tutto preliminare del processo, quando emergono determinati nomi iscritti nel registro degli indagati e vengono già presentati alla pubblica opinione, al tribunale della pubblica opinione, come colpevoli, quasi gravati non da una presunzione di innocenza, ma da una presunzione di colpevolezza. Ecco, tra le garanzie che la nostra Costituzione enuclea, elenca come cardini del giusto processo, forse uno degli articoli più importanti, uno dei principi più importanti, è quello stabilito appunto all'articolo 27, comma secondo, con la presunzione di innocenza, ma anche all'articolo 111, che disciplina appunto con forza costituzionale il giusto processo e il diritto di difendersi provando nel contraddittorio tra le parti. Ancora una volta, da queste norme emerge un profilo che vede nel processo un itinerario di razionalità tutto costellato, puntellato, limitato, perimetrato da regole, e che tende a ricostruire quella verità stipulativa di cui dicevo prima. Solo nel quadro di un processo giusto, di un processo equo, può darsi spazio ad esigenze di difesa sociale. Il processo è un meccanismo dove la caccia vale sempre più della preda. Quale che sia l'obiettivo che si voglia raggiungere, le regole devono essere sempre rispettate, perché un processo moderno e laico ripudia l'idea di farsi strumento di una verità cut che cut, strumento di una verità con la verità, con la V maiuscola. Ecco perché il processo penale è costruito, è tutto costruito, edificato e perimetrato, come dicevo prima, da limitazioni al potere di accertamento a garanzia di una verità non inquinata. E quindi nella nostra Costituzione possono essere ricavati, per esempio, il divieto di fondare la sentenza di condanna su dichiarazione di un test d'accusa raccolte unilateralmente dal pubblico ministero e che si sia sottratto alla verifica, al controesame da parte dell'imputato e del suo difensore. Ecco perché nella ghiera dei principi del giusto processo troviamo anche il divieto di utilizzare prove illegittimamente raccolte, che dovrebbero essere appunto inutilizzabili perché frutto
frutti di un albero avvelenato, sono fruits of a poisonous tree, ci dice per esempio un orientamento della Corte di Strasburgo, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ecco perché tra le tante regole processuali, tra i principi, vi è l'impossibilità di utilizzare strumenti coercitivi e più in generale di ricostruzioni coercitive. Ecco perché, per esempio, l'imputato ha diritto di rimanere in silenzio, di avvalersi della facoltà di non rispondere, e può anche trincerarsi dietro a un principio persino più significativo e grandangolare: nessuno è tenuto ad autoaccusarsi, nemo tenetur se ipsum accusare. Poi ci sono tutta un'altra serie di limitazioni sulle quali ovviamente non possiamo soffermarci se non in chiave davvero cursoria, che in qualche modo circoscrivono la sofferenza processuale, perché il processo è di per sé una pena, come ben sa chi ha avuto la ventura o la sventura di vivere questa circostanza. Ecco perché la nostra Costituzione, per esempio, impone una durata ragionevole del processo, ed ecco perché impone anche, prevede il divieto di sottoposizione per una seconda volta ad un procedimento penale per uno stesso fatto che è stato già oggetto di un primo procedimento, perché altrimenti quella esperienza, quella sofferenza processuale sarebbe duplicata irragionevolmente, ingiustamente a carico del soggetto. Ecco, in questa cornice, e mi avvio verso la conclusione, vorrei sottolineare due dati che sono spesso trascurati. Il primo è che le garanzie in materia penale, in materia di giustizia penale, quindi parlo delle garanzie sostanziali come delle garanzie processuali, hanno sempre un costo, non sono prive di costi, non sono a saldo zero. Questo significa che la società è e deve essere anche disposta ad accettare un possibile saldo negativo nella lotta contro la criminalità, che rappresenta, potremmo dire, la caparra che lo Stato di diritto esige per assicurare le proprie prestazioni. Diritti e principi costano, non sono a saldo zero. Questo costo può essere anche molto elevato se pensate alle forme di criminalità più allarmanti, perché per esempio impone di rinunciare alla tortura anche di fronte ad un attacco terroristico, qualora si potesse utilizzare quello strumento per sapere dove è stata nascosta la ticking bomb. Lo ha detto, lo ha ricordato con parole che vorrei a voi rammentare, il giudice della Corte Suprema israeliana, proprio di fronte all'enorme problema se fosse legittimato ricorrere alla tortura al cospetto di attacchi terroristici, problema molto vivo in quel contesto, ricordando in una sua celebre affermazione che in una democrazia liberale lo Stato deve avere il coraggio di combattere il crimine con una mano legata dietro la schiena. Questa idea di limitazione del potere punitivo dello Stato anche di fronte alla criminalità è un'idea semplice, è un'idea banale, ma è anche la più disarmata, la più difficile da spiegare. Anzi, noi dobbiamo oggi prendere atto, più in generale, che un po' tutti i principi di cui stiamo brevemente parlando, concetti che noi giuristi, penalisti, riteniamo cardinali, basilari, primordiali e quasi scontati, non lo sono affatto. Anzi, spesso appaiono nell'immaginario collettivo come principi controintuitivi, antilogici, difficili da comprendere. Perché del resto noi dovremmo presumere un soggetto innocente fino alla condanna definitiva quando è accusato di aver compiuto un reato gravissimo? Pensate a quanto è controintuitiva la presunzione di innocenza, o pensate a quanto è controintuitiva un principio costituzionale fondamentale come il principio rieducativo, quello che vuole la pena orientata a rieducare il condannato. Perché lo Stato dovrebbe persino impegnare tempo e risorse per recuperare un soggetto che ha dimostrato di voler rompere le regole del patto sociale? È molto più intuitiva la legge del taglione.
È molto più intuitivo il principio per cui occhio per occhio, dente per dente, come voleva appunto l'antica regola del taglione, si membrum rupsit, nicum eo pacit, se hai rotto un arto e non hai fatto pace con il tuo con la tua controparte, taglio esto, sia lo stesso, occhio per occhio, dente per dente. Questa era una regola intuitiva. Le garanzie di cui noi oggi stiamo parlando, purtroppo, sono antilogiche. E questo spiega anche il compito di tutti noi giuristi, o più in generale di quelli che sono in qualche modo gli intellettuali, un compito di precipua e strenua difesa di queste garanzie, proprio per le ragioni più alte che prima e più in alto le riconoscono come dei presidi di libertà per noi tutti. Ora purtroppo questo compito mi accorgo che è molto difficile perché soprattutto negli ultimi anni le folate del populismo non hanno mancato di contaminare anche i territori della giustizia penale. Pensate al dibattito sulla prescrizione, l'idea di eliminare la prescrizione del reato e quindi di consentire che il processo penale abbia una durata sostanzialmente interminabile, dove l'imputato può essere perseguito per inde ac cadaver, fino alla morte. È un'idea evidentemente che evoca l'idea assolutistica di una giustizia assoluta, fiat justitia et pereat mundus. È un'idea incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto, così come dovrebbe essere incompatibile con lo Stato di diritto un certo lessico che si è affermato ormai nelle dinamiche della giustizia penale. Pensate alla legge spazzacorrotti, l'idea che una legge possa essere, diventare, farsi uno strumento di sterminio giuridico per un'intera classe di persone. È un'idea cattiva, cattiva in senso etimologico, captivus. È un'idea preda, prigioniera di finalità politiche che dovrebbero essere ben distanti da quei principi di cui stavo parlando. Ecco, questa fragilità epistemologica che in qualche modo da sempre contamina le garanzie del diritto penale e più in generale questa fragilità che oggi mette in discussione la stessa idea che il diritto penale non sia la scienza che studia il diritto di punire, ma è la scienza che studia i limiti posti allo Stato nel diritto di punire. È una scienza negativa. Questa idea così recessiva penso che debba essere difesa con ogni cura, con ogni convinzione e con ogni abnegazione da noi tutti. E confido solo, chiudendo questa brevissima chiacchierata, che si possa aprire una stagione nuova, di rinnovata attenzione a questi principi e a queste garanzie. E spero di aver percepito nel discorso di qualche giorno fa del nostro Presidente del Consiglio, così come nell'intervento in Parlamento del Ministro della Giustizia, della Ministra Cartabia, una corretta riconsiderazione del problema, perché il problema di cui abbiamo parlato in questi pochi minuti non è solo un problema che volteggia nel cielo dei concetti giuridici o un problema limitato alla stretta cerchia dei giuristi o dei penalisti. Perché lo Stato di diritto parla di noi tutti, delle nostre libertà e dei nostri diritti. Grazie.